Anche il comune di Agrigento aderisce al consorzio delle miniere e questo quanto deciso ieri sera nel corso del Consiglio Comunale in merito ad un progetto che ha come obiettivo quello di valorizzare le miniere siciliane dando vita a dei siti turistici che daranno una caratteristica in più alla nostra terra. Durante la seduta si è anche approvata una variazione al regolamento TIA in merito al sistema sanzionatorio della stessa. Nello specifico l'ultimo regolamento prevedeva che la sanzione per gli anni 2006 non sarebbe stata applicata a chi avesse già pagato la sanzione del 2005. Con la modifica introdotta ieri si prevede invece il pagamento nella misura del 30%, ridotto a sua volta di un quarto se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica di accertamento. Dal Consiglio Comunale a quello provinciale straordinario che si è svolto pure ieri sera per discutere sulla vicenda dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nei vari settori della provincia che a partire da gennaio presteranno 18 ore di lavoro settimanale per altri 5 anni così come è stato determinato da un provvedimento approvato dalla Giunta Provinciale presieduta da Eugenio Dorsi in applicazione delle norme vigenti in materia di bilancio e di rispetto del patto di stabilità. Diverse le proposte, molte tecnicamente non percorribili emerse nel corso del dibattito su questo problema occupazionale. È stato inoltre chiesto all'amministrazione di presentare entro i primi mesi del prossimo anno lo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2010, allo scopo di verificare se vi sia la possibilità di presentare emendamenti in favore del personale precario. Una sola novità, un nuovo bando di selezione che prevede l'impiego per 24 ore di 24 unità attualmente in servizio all'ente provincia. Si tratta di 10 unità che saranno utilizzate per la manutenzione degli immobili di proprietà della provincia regionale, 2 per la manutenzione del giardino botanico di Via Demetra e 19 unità per il servizio di vigilanza e ricevimento nei palazzi dove sono allocati gli uffici della provincia.